Buongiorno ragazzi, cari amici e colleghi. Oggi parliamo di uva, nel frattempo io faccio la spuma da d'arancia. Allora, l'uva. Quante varietà esistono di uva al mondo? Troppe, troppe, non ne so neanche qui a parlare perché sono troppe. E parliamo di quelle più importanti, quella rossa, quella nera e quella bianca. E esistono varietà con i semi e senza semi. Quelle senza semi le preferisco perché i semini sono un po' fastidiosi, ecco. E non esistono tantissime differenze, diciamo, peculiari, di caratteristiche, diciamo, benefiche tra l'uva bianca e l'uva nera e l'uva rossa. E magari forse l'unica differenza è che l'uva nera, scusate, è più ricca in termini di sali minerali come diciamo il ferro, ecco, perché la buccia contiene più flavonoidi e questo diciamo che migliora la circolazione sanguigna in questi termini. Quindi, se vogliamo mettere sotto questo aspetto, allora l'uva nera, diciamo, ha proprietà leggermente più benefiche rispetto alla bianca, ma tutte e due sostanzialmente hanno le stesse caratteristiche. Infatti, entrambe hanno un alto potere diuretico. Quindi è consigliabile per tutti coloro che stanno seguendo una dieta oppure magari cercano degli alimenti con un basso apporto calorico. L'uva è molto importante soprattutto per tre organi del corpo, quali il fegato, i reni e l'intestino. Infatti perché stimolano l'intestino pigro e quindi hanno anche, diciamo, una certa dose lassativa, quindi permettono, diciamo, l'evacuazione per tutti coloro che soffrono, diciamo, di intestino pigro. Stimola il metabolismo. Sono molto ricche di vitamina C e di vitamina K, oltre che di sali minerali come il rame, il potassio e il ferro. E prevengono l'invecchiamento cellulare, che è molto importante, prevengono la formazione di cellule tumorali perché ostacolano lo sviluppo dei radicali liberi, così come nella maggior parte dei frutti, hanno un potere lassativo, ripeto, diuretico. Diciamo, l'unico fatto è che sono un po' ricche di zucchero. Diciamo che per 100 grammi di uva circa. No, Maya, intanto Maya mi ha fatto vedere. Maya, saluta. Saluta Maya. Saluta. Quindi dicevo che hanno, diciamo, un alto, diciamo, beh, alto. Per 100 grammi di uva, diciamo circa. La quantità di zuccheri sarà intorno ai 15-18 grammi, ecco. Non è, diciamo, totalmente indicata per coloro che hanno patologie come può essere il diabete. Diciamo che si può mangiare, però è sempre bene, diciamo, valutare la quantità, il quantitativo. Questo poi ovviamente sarà poi il dottore a stabilirlo, ovviamente. Non è indicata ai bambini soprattutto al di sotto di età dei 4 anni. Questo perché praticamente la buccia, essendo poco digestiva, risulta, diciamo, pesante. Quindi nei bambini, non è indicata l'utilizzo di uva. Diciamo, come controindicazione possiamo avere, diciamo, queste due, le più importanti controindicazioni dell'uva, poi per il resto ha tutte le proprietà benefiche. Permette anche, che mi sono dimenticato prima, non ve l'ho detto, di abbassare i livelli del colesterolo cattivo. Quindi diciamo che un consumo quotidiano di uva è benefico per tutte queste persone che hanno, diciamo, colesterolo un po' alto. Il consiglio è di mangiare circa un quantitativo di frutta intorno ai 150 grammi, 200 grammi al giorno, da spezzare durante l'arco della giornata, a distanza sempre, diciamo, delle 3 ore ad ogni pasto, quindi pranzo e cena. Se volete consumare l'uva ma avete paura, diciamo, dell'apporto degli zuccheri, vi consiglio di abbinarlo con uno yogurt greco magro. Questo perché praticamente
diciamo che abbinato con un prodotto, diciamo, quali può essere latte, yogurt oppure anche il porridge, già permette di ridurre l'apporto calorico. Quindi, diciamo, ve lo consiglio sotto questo punto di vista. Se no, del resto, prende il chicco e lo mangiate tranquillamente. Va bene? Vi ringrazio, ragazzi, e spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale e mettere il mi piace col pollicione. Alla prossima, un saluto da me e da Maya. Saluta, Maya.